Palletto che state in sala, attaccate l'applauso ogni volta che finisce, capito? No, questo sabato sera, in modo che se non fa la gente non fa. Allora, esplosa nell'80 la rivolta dei giovani e fu rivoluzione. Con nuovi sketch diedero la svolta nel segno della neo generazione. Non più pignacchi, né finis per le scale. Fabrizio mise nascere il cassetto. Niente a Bantono, niente a Antoine, show internazionale, ma a Batantono rivisto da Gigetto. Gigio non c'è? Ci si vede bene. C'è, sotto. Vabbè, ci fu violenza, rock e discoteca, ma la rivista perse fascination. Paoletta e Silvio fecero furore e Andrea stupì con Freezing Collination. Tutta fatta, eh? Per favore, in sala, vecchia rivista dei miei 30 anni fa, sei come la signora di Togliani, chi t'ha incontrata non ti può più scordare, sei gioia che diventa battimani, sei riso vero che ti prende dentro, un'allegria che non ti lascia più, per me che da 30 anni sto con te, sei il sogno bello, la mia gioventù. Allora, la tua cos'è pure? Canzone di Vittorio. No, tu ce l'hai, ma ce n'hai un paio, mi pare, non ce n'hai due. Alla fine. Dici ne prendo, le macchine quando ce n'hai? Ma pure. Le macchine.
così grande, ma così grande, ma così grande. Ah, c'è già quello lì? Con quello lì io. Adesso proviamo andare a vedere. Tradizionale nelle nostre riviste è lo sketch della visita medica, una portanara che si fa visitare dal dottore, presente il marito, marito che sì e no nel giro di 50 anni di matrimonio avrà visto un ginocchio. Signori, ecco a voi Giacomo, Mario e Sandro e la visita medica. C'è l'onore se è anziana con la vergogna. E se stasera non sai la parte? Hi-Fi record, se tagli la testa. Questo è quello vero medico. Vuoi provare i sarà quel diavolo un'ora che scappa altre case con quella lì. Nero, dove stai? Eccomi cara, eccomi. Ho lasciato la chiamata, tutto a posto. Ma guarda Nero, sta ricca della terra, che sei la tua volta. Andiamo qua, come te senti? Ti ci metto l'odore. Sai cara, è da questa mattina che vengo sgrasciandomi. E tu dai fa che ti sgrasci tanto, no, talmente succede. Dai cara, perché mentre aspettiamo il dottore non facciamo un lauretto? Ma la pezza è sempre lì, pensi, e chi c'ha per casa? Allora, facciamolo questo. Vabbè, ma che non ti sento più, mi preparo, preparateci. Chiude gli occhi e lave le mani. Tira via, per favore! Attenti, stringeme! Quanta lana! Ma è attenti che mi sei stretto la matassa! Ah, questo è l'auretto tuo! Ma non mi sei più un po' che tu l'hai fatto! Che te pare che so come quella Carmela Lu su quelle sponde dell'altro! Giusto, scusate che me lo spugliato! Avete intenduto! Mi devo girare! Ma cara, ti sei sputata con me o con un forestiero del passaggio? E con te, quanto male si fa! E allora? 60 minuti, invece mentre ancora tu lasci per là, c'ho la bocca in piene, l'appendicite cronica, e il pene come pare con pudine la madre. Tu è? Tutto tarlato. Oh, su Federica, c'ho la testa che mi si spacca, gli occhi impugnati, i piedi aperti da bucanze, le vene vanitose, le gambe piene di schiaffoni, io non so più. Tu non sei buona, manco come Spartaco. Ecco. Non si vuole, manco come Spartaco. Fa niente, salta. Ecco. Oh, adesso, dammi più la padella, senti che c'è il motore. Vai, mettete il letto, intanto. Buongiorno, Cocca. Come andiamo, Cocca? Come stai, Cocca? Come va, Cocca? Bene, bene. Salutare mia, se sta scivolando oggi a mano, che mi potesse piangere la bocca. Oh, su Federica, c'ho la trippa dura come un tamburo. Un duro del direi, ma c'ho scaga a me boccica. Quale, Cocca, quale? Oh, piccolo, puttino. C'è l'altro con un rinale. Allora, gli asci di urci che mi faccio scherzo. Lasciate qua mia volta, che sentite per tal padre. Buongiorno dottore, ecco la valetta. Questa mi porta. Ma, ecco tu lei, pappagallo. Ma se con questo si sgrasci quell'occhio, ciò ci piacciai. Dai, chi c'ho per casa? Dottore, sì? Dammi qualcosa per la lingua. Sì, 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 adesso, vediamo. Cara signora, ci vuole ottimismo. Dottore mio, cos'è la medicina? No, ditemelo. Oh, questa cara, no. Io, dottore mio, sentimento da tutto. E
a mamma però se la foga. Sì, c'è più brutto sangue. Papà è morto per la posta di lei. Mi figlia ha superato tutti i trovi all'utro. Quel porco che lì è morto, c'è la luce al testomaco. Ora via! Tu non sei buono, manco, ma chi sta a fare? Bene, non si preoccupi. Tra qualche giorno tutto andrà meglio.
Allora, per cominciare prendi una scatola di supporto. No, dottore, via, non ti fate che me l'hai data, mi sei caduto il palazzo come dare il tessuto più giù. Ma nena, non gli hai spiegato dove si prendono le supposte? Io, e cosa se ne manca? E chi c'è servizio con questa? Dottore! Dottore, prima la cosa lo dico.
faccio da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza ali e senza rete voleremo via. Blindata? Prego? No. Poi così. Giacomo, i sennati vanno bene? Mi pare che lo sketch si sentiva molto bene prima, eh. No. Vado fino. Qui! Oh! È un tuo battaglio!
mi frega tutto, eh. E poi lo sai che io... Non mando di qui, eh. Andiamo qui. Cagnuaio, che stai prendendo? La camuccia dentro, sai che stai... Io? Ah, mi vengo dentro. Non fa niente. Dopo 30 anni di matrimonio ancora fai... Ho scandato oggi, la gente mia, tu sai che Mattia adesso di Gaglia, ti ha avuto, e la sta andata. Ma come stai andata, come la zella? Ma adesso niente, ti faccio vedere. È arrivato. No, no, il teatro dentro casa, gente. E tu, la busta è venita, gente, chi te la fa? Sì, è Puglia. Ecco lei, il mestiere. Le passerette di papà. Le tocchette merde, Giacometta, che negli occhi di tuo compagno. E tu, Clarinetta, c'hai il sorriso fotografico. Vivo, mi splittate te, o senza sesto, sei senza sesto, sai. Come puoi dirlo? Blindata, ignota, non voglio far pazzo. Sono voi conosciuto di lei, dovete spiegare il mio seno. Ah, una cosa di brutte! Chi mi ha fatto un po' morì o con mano che ne passare? La gente mia, cuore insulti, oh! Cuore insulti sul pozzo! Basta che te scondere l'attesa! Avanti, avanti, mi togli pure tu! Così facciamo un primo scarpa! Tu hai passato la bastatella! Tu bastatella, io presenti la bastatella! Va bene, guarda, sparisce bene chi, che se no ti fuori a notte notte! Va bene via! Ingrata! Pedigrata, ma la femmina, parla di sopra. Dove vai, papà? Il mangime sul mare. Che cosa fai? Tutte le famiglie. Aspetta, approcciate il mangime sul mare, tutte le famiglie. Cosa fai a pescare? Cozzi, pongole e lumachine. Cosa sarebbe? Non capisco. Cosa sarebbe? No, per loro. Vongole e lumachine. E cosa avete? Stavi d'accordo con le cucciolini e cuccioletti! Papà! 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 Sanno e serene. Allora, la prima cosa bella. Forza, Fabrizio, Antonio, un amo. Pino. Pino. Be right.
prati sono in fiore. Profumi anche tu. Il tempo di imparare non l'hai, non so suonare di me, ma suono per te. Questa voce chi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore. Puoi trovare
e tu lo metti. Sarà sulla carta del fascio, ma altro bisogno. Ma le scuole non le mette? Al prettore, ma altro bisogno. Quando c'è la prima le scuole, chi ce le mette? Oh, gli uffici del comune. Ai provvisori. Perché non tengo più forno? Ma se confonde tutto che si confonde. Del palazzo stiamo, chi c'è? Ah, oh, è pronto su qua, scusa non c'è. Ma il provvisore. Quando lo vado a mettere? Il comune. Ma il comune te lo mette? A te fa? A te la casa la faccia. Oh, non tengo ma po'. La saluta che andiamo da sponso. Chi va e viene? Ma qua l'ho portato a me. O che siete informati? Hai visto testa secca? Testa secca? E chi è questo? Lo conosci tu? Ma se come lo conoscete la testa secca? No! Ma poi non lo conosci per il porto? Questo! Passate da, passate da, oh! Ditemi un po', le porta andate, cosa fate? Sempre loro! Provvisori! Ma la gente mia, il provvisore è ancora loro! E loro erano 200, quelle altre tutte quell'altra no? Erano brasiliane, francesi, argentine, turche! Filippine! Allora, cosa fate con sole? Il giorno dorme. La notte fa dormire con i pari uomini che non vuole dormire e ti alle sveglie. Ma che fai? Tanto si avvicina la mano. Io faccio delle pieste, la mano di sotto lì sulla terra e fumando quello che pizzica nel naso, io si grosso. Ma si chiama con sole? Roglie marine. Oh, figlio! Il nome è il posto. Due nose. Due nose. Ma se due nose, no, le due nose era quella che ti tenere al mondo. Allora quella che te lei al mondo. Sì. Reduce nei lavi in mezzo alla strada. Scalzi e nudi. Nudi può di essere, ma scalzi, ma è del mondo, ma tutti scappati. Visto. E compare a me, ditemi un po' una cosa. Il cucino. Cucino? Capote. Il cantiere. Il cantiere capote. I cimenti! Ma butte! Ci siamo scappottati! Ma non le sante con Marichella! Oh, dimmi un po', chi state ancora, si è finita? No, non si è finita più, sente! Sente! E come andare a casa? Ma sente, 1 milione e mezzo! E chi è che questa Lelli che le compra? Tu i capelli! I turisti, stiamo caldi! Ce ne le tasse, a Milano, non ci capiamo più! E non li mettete tutti con solo? Ma sì, è messo la vostra, allora ancora ti passate dal fumo. Due gente, a me mi sa che se potessi intorno a giù, non mi si troveria più. Di tempo, i casotti. Sempre quelli. I marciapia. I marciapia sempre quelli. I carioli. Non ti scuri a fa, quelli pure sempre quelli. E il comune. E il comune sempre quelli. Dove? Ma pure i cambiati. Sì, non tanti pure ieri. Ma gli impiegati siamo carichi. Gli impiegati? Sempre quelli. Ancora? Chi c'è? Ma c'è l'anni pure. Sempre lui. Sai che pezzo è confusione? Ragioniere. Allora, e non le mettete tutta quella gente? Distante. Tutti quei comodi, sai che facete? Che sorella, guardate lo di qui. È il 15 di giugno, se vuole andare in giù, entra in giù. E il 16, sorbi in giù. E il 17, sorbi in giù. Al 18 posso andare fin qua e fin là. E 19 da là e da là. E 20? Fammi lì sulla pedonale. E cosa serve? A che punta? A nessuna parte. Ah, oh, sa che pezzo le pace. E santi, se sciala. Oh, stanno in queste le luci, ti dico che c'è un cerò. Dicerò, e le luci? Che picciamo tutto il giorno della taglia. Ah, ecco. La festa del banchinetto. No, tratta quanti dei commercianti. Mamma mia, ma su per pure che si dice che se la passa male. Grazie a Gudale, a tutte le luci dei reti. Oh, chi si dice che non fate la lira? La lira no, ma i dipartimenti di stampa. Ehi, diciamo male tutto troni, Sentito, dov'è chi? Appena parli dei commercianti ancora qua su se li ho al tenè. E segno che ogni ancora qua solo. Allora, e cosa abbiamo detto da male? Abbiamo detto una cosa come ero per caso. Fatelo finita, eh? Fatelo finita, eh? Fatelo finita, eh? Allora, passiamo di quello di cosa. Fatelo finita. E ora, la tutti, non glielo fanno più un'eternità. Lei mi cura d'oro e lei della quarta lavoretta a destra. Allora, lei è il purgatorio e lei è la quarta con la voletta a destra. Allora,
pratica, e adesso vago giù. Tacco a disporre con catenina di spazio alla gente, tra 10 minuti anche per fare un'altra ora. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo. Sì, sì. La parte sì, io non la sa. Io la so, la parte. Allora. Antonio De Vivide. Antonio? Ora, è da te, è da scappato tutto il giorno, tutta la sera mi sta accapanato, uno di russo e giù il figlio oggi, ma c'è la bozzola. Dimenticato, da poco, ora, sentite proprio, mi dai la cena, la spina con la creatura. Ma la bocca non la ma sta storia, come fa a passare la bocca? Aiutate la gaccia. Ma quale gaccia? Infatti non dimelo! Ma fai non dimelo! No, 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 no
già le detto, sono un Andreotti. Ma che ti piace tanto, Andreotti? Ma tanto! Ma altro caro, amore. Vieni adesso, capito? Donna, come fate, Andreotti? E non ha parato per camminare, la donna. Ma cammina. No. Ma io non faccio neanche, cosa fa? Ma quello se ti è piaciuto sono squaglia, per un magna, pure qua. Dov'è la bambina? A fare i fornimenti. Ma dal fondo trucchi la mamma. No, da Laura, ma che roba al piacere. Cos'è come il mamma? Tutto, non ce la segna, gli squaglia e i postri. Ah, allora è possibile che li vediamo. Il mattarello del mare, tu. Fatto dove sta? In mare. Lo stesso caso. È più fugato del cibo la creatura. Giro, giro, tondo, come me. Piatta il culo, ti taglio. Ciao nonna, dov'è mamma? Nonna, ti taglio. E sì, morte. Mami, non mami, senti quest'altra che c'ho per casa. Cosa fa questo birbantello? E cos'è che fa? Fa venire le sogne. Ti taglio, non buttare verso la nonna. Io è una fusione, io sono buona. Quello che tu rubi. Non ci credo, non ci credo. Ti taglio, te la vedi di mutatrice? Ti taglio, ma dove si prende? Adesso le prendi, adesso la mamma
mamma, si fa vedere la televisione. Che canale, mamma? Non è che guarda. No, ti volete, no, mamma, no. Mamma, portami via, mamma. Perché anche
entri pronto. Oggi devo andare troppo in fretta, chi un telefono qua, uno là. E da questo via. Iniziamo subito con il primo quiz, con il primo gioco. Vedete questo fogliettino? Qui è il numero esatto dei porci della porcellana di potenza. Pronto, Antonella? Pronto! Dimmi, da dove chiami? Prima voglio dirti che sei bellissimo. Oddio, tutti così mi dicono. Senti, allora cara, dimmi, da dove chiami? Da quanti sono i porci? Quanti sono i porci? Caro! Ah, c'è un uomo. Caro? Mi devi dire quanti sono i porcellini? 2755. Oh no, no, sono molto di più. Ciao, ci vediamo, ciao caro. Oddio, tutti questi telefoni. Com'è che non so, ma che sto... Ecco, finalmente. Pronto, Antonella. Pronto? Sì, sono io, Antonella. Sì? Sono 2 mesi che faccio il numero. Dimmi. Finalmente posso sentire la tua voce. Da dove chiami? Come ti chiami? Mi chiamo dalle grotte, mi chiamo Schicchera. Oh, che schicchera di ragazzo che sei, dimmi. Mi lasci l'indirizzo alla segretaria e poi ci vediamo dopo la trasmissione. Senti, Schicchera, quanti sono i porcellini della porcinaia? 3588. Oh, no, no, Schicchera. Dovevi informarti. Da quelli della sbocca. Sì, ma quelli appena ti informi della porcellana ti mandano un sacco di sbocchi. No, ecco un altro, ci sarà un attimo. Ultima telefonata per il quiz, dopo passiamo all'ospite. Pronto, Antonella? Pronto, dimmi. Pronto? Sei tu? Sei proprio tu? Sì, cara, sì, sono io. Aspetta. Da dove chiami? Aspetto da 9 mesi. Oddio, cosa hai fatto? Un maschio da Firenze? Ma no, aspetto da 9 mesi per avere la comunicazione. Oh. E dito mi sei ridotto alla metà. Oddio, per forza, forza di girare. Come ti chiami? Gigio Goffo, quello della tartaruga. Ah, oh, sì, sì, quello che abita, che c'ha quel negozio via Matteotti, vero? Sì, sì. Sì, che veste i bambini e spoglia le mamme. Ma non è, ma cosa dici? No, volevo dire per il prezzo, via Veraldo, per la spesa. Senti, Gigino, quanti sono i porcellini della porcinaia? 5.954. Oh, peccato, Gigino, che testa di... Senta che sei. Per poco, per un poco e mezzo. È stato veramente un peccato. Adesso... È preso un po' d'onore. Nessuno è riuscito a indovinare il terzo basta e passiamo subito al primo ospite. Ci abbiamo Coscianova del... Da dove viene? Dalla Scala. Ah, abbiamo Cinquina della Scala, che viene la prima ballerina della Scala, Lucia Boccanova. Yeah.
fare oggi per fare una visita per le ragazze. Qua di là, ora abbiamo altri blocchi. Prego ragazzi. Thank you.
Come on.